No, dai. Che? Okay. Allora sono 10 altroni, scusa. Non ci posso credere. Ma dai, si sono sbagliati. Ci hanno fatto vedere. Questa mattina osservare le immagini delle nuove C500 e 1DC su nuovi straordinari monitor Canon a risoluzione nativa 4K è stato come risvegliarsi da un incubo. Evidentemente la qualità della proiezione della conferenza stampa ieri era veramente penosa. Eh sì, praticamente una cialtronata. E poi, nonostante tanti errori di messa a fuoco del primo cortometraggio realizzato con la 1DC, noi pensavamo fosse quello il problema, invece no, la qualità di questa nuova reflex 4K è del poco strabiliante. Insomma, la C500 è una macchina completa e con una qualità all'altezza delle aspettative. Quello che invece non ci aspettavamo era la qualità della 1DC. Il Canon Log evidentemente fa abbassare anche gli 8 bit del motion JPEG e la compressione colore 422 ci lascia comunque un dettaglio entusiasmante. Sì, è vero. La 1DC sarà disponibile entro la fine dell'anno, ad un prezzo che dovrebbe essere inferiore ai $15,000, in tasse escluse. La C500 invece arriverà nel corso del prossimo anno, ad un prezzo che forse sarà molto vicino ai $30,000. Cominciamo a mettere la carta in più soldi. Complimenti per l'organizzazione. Davvero complimenti.